I rapporti tra Fabrizio Corona e Iremias Rodriguez non sono mai stati più distesi di così. In una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale, Fabrizio Corona abbraccia il suo ex cognato e scrive in didascalia l'inequivocabile: Famiglia. È la dimostrazione che il sereno è tornato a risplendere tra lui e tutti i Rodriguez dopo le vecchie ruggini con Belen. Non è una novità, visto le recenti prove tecniche di pace proprio tra i due diretti interessati attraverso dichiarazioni molto distensive rispetto alle turbulenze del passato. E chissà che la nuova foto non faccia parte di una sorta di ristrutturazione delle amicizie messe in atto da Fabrizio Corona dopo l'addio a Silvia e Provvedi. Stando alle ultime notizie, fornite dall'amico di entrambi Gabriele Parpiglia, tra l'ex agente fotografico e la cantante delle Donatella, la storia si sarebbe eclissata definitivamente. I due hanno anche fatto vacanze separate. Il settimanale SPI ha pubblicato una foto delle vacanze a Formentera della cantante insieme a Benjamin Mascolo, del duo Benny e Fede. L'ex re dei paparazzi, invece, avrebbe trascorso una serata con l'ex di Max Biaggi, Eleonora Pedron, per poi ricominciare la sua vita da single. Sì, è così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace, ma forse doveva andare così per il bene di entrambi, questo ha scritto sui social il noto giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. Ed è a questo punto che le ipotesi sulla rottura sono partite tutte da qui, avvalorate dagli avvistamenti di Fabrizio Corona in una discoteca mentre si allietava della compagnia una bella ragazza. Sembrerebbe che tra i due ci sia stata una frattura insanabile. Chi se ne frega?